Ciao! Oggi volevo farvi vedere i miei acquisti francesi. Mi sono informata prima di partire e tra l'altro sono andata in vacanza in camper, quindi ho avuto spazio e volontà, anche se in effetti non ho poi comprato così tanto rispetto a quello che pensavo. Vi faccio vedere i miei acquisti, vi dico anche il prezzo, però voglio sottolineare il fatto che io sono andata in quei supermercati perché viaggiando avevamo bisogno di fare la spesa e il supermercato che trovavamo, in quello andavamo. Non è quindi, non so dirvi se è il supermercato più economico in cui andare appunto a trovare quel prodotto piuttosto che un altro. Io questo non ve lo so assolutamente dire. Quindi questo prendetelo quindi con le pinze, i prezzi ve li dico per farvi sapere in generale, ma assolutamente non è detto che siano i prezzi più bassi che si possono trovare. Il primo supermercato nel quale sono andata è stato un Intermarché e ho comprato tre prodotti diversi. Ho comprato questo, che è uno shampoo della Dop Nature, col 90% d'origine naturale, dice senza siliconi, parabeni e senza coloranti, ed è uno shampoo all'aloe vera bio per capelli normali. Io l'ho preso per l'aloe proprio perché, essendo che i capelli un pochino sfibrati dall'aloe, comunque rigenera molto i capelli. Questo è da 250 ml e l'ho pagato 2,60 euro. Il secondo prodotto è questo, ed è Le Petit Marseillais, ed è vero, si trova anche in Italia, ma io ho visto questo shampoo, ho visto che aveva l'argilla bianca e il latte di jasmine, e io normalmente, devo essere sincera, in Italia non lo guardo mai come marchio, non l'ho mai visto, questo mi ha attirato, era per capelli grassi che si ingrassano velocemente, quindi il mio caso. E questo forse è il prodotto meno bio in assoluto, quindi con un inci non perfettamente verde, ma non ha neanche grandi schifezze, l'ho preso anche per quello. Questo è anche 250 ml. Terzo prodotto, questo, un latte struccante della Label, o Label, non so bene adesso. Ed è bio, della serie bio, ed è un prodotto selezionato proprio da Intermarché, quindi ho visto che appunto erano prodotti veramente validi, quelli col bollino Intermarché. Vale per tutti i tipi di pelle, questo appunto è all'aloe vera e all'olio d'argan tutto biologico, con lo 0% di parabeni, e ho visto appunto che non aveva praticamente senza PEG, senza coloranti, senza siliconi, senza parabeni, veramente ottimo come inci. È un 200 ml, quindi ce n'è una buona quantità, ed è costato 3,32 euro. La seconda volta che siamo andati al supermercato siamo andati all'Eclerc, e all'Eclerc ho trovato lo stand della So Bio Etique, appunto marchio che appunto crea quella BB cream che è perfettamente verde. Me l'ero già segnata, avrei comunque voluto prenderla, quindi se non in ogni caso l'avrei presa. Io sono andata sulla BB cream, ho preso non la texture leggera, perché non so se lo sapete, ma ci sono due tonalità di BB cream normale, due tonalità di BB cream con texture leggera, quindi molto più molto meno coprente. Io ho preso la BB cream normale, quindi con più coprenza, perché ovviamente mi escono tantissimi brufoletti, anzi oggi non ho assolutamente né BB cream né fondotinta né cipria, ho solo un po' di crema idratante e basta, perché volevo lasciare la pelle a riposo, infatti probabilmente vedrete tantissimi brufoletti, vi chiedo scusa. Io ho preso la tonalità più chiara, la 01, la beige nude. Avevo visto che Carita Dolce aveva detto: mi raccomando, se non siete proprio molto 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 chiare, prendete la seconda, la tonalità più scura. Io ho detto: prendo la tonalità più chiara. Adesso sto finendo la mia BB cream dell'erborario e ne avrò ancora per almeno un paio di mesi. E poi nell'inverno io comunque schiarisco molto, e forse questa è sicuramente più adatta poi per il periodo invernale. Se poi così non fosse, acquisterò online quella texture un po' più scura e poi le mescolerò per arrivare alla mia tonalità di pelle, però mi ispirava. E questa l'ho pagata 9,90 euro. Invece mi sembra dei 12 euro qualcosa più spese di spedizione, che si trova su
altri siti, adesso non mi ricordo. Non è una grande differenza, però ci sono passata davanti e ho preferito acquistarla. Quindi questa crema che conoscete tutti sicuramente. Quando eravamo al mare, mi sono accorta già dal primo giorno che non avevo assolutamente un'acqua rinfrescante, come può essere l'acqua di rose, per la spiaggia. E noi eravamo in una spiaggia libera, senza ombrellone, e veramente il sole spaccava le pietre, soprattutto nell'orario tra le 11 e le 3, e spesso noi rimanevamo fino alle 2 magari a prendere il sole in spiaggia. Di conseguenza, un mattino sono andata allo Spar, che in realtà era un casino, non ho capito, cioè un casino marchio, non casino, e ho preso questa che è appunto un'acqua rinfrescante con acqua minerale, e è un 150 ml, l'ho pagata 2,23 euro. E niente, l'ho presa perché a casa non avevo considerato che potessi averne bisogno. In realtà poi sia io sia il mio ragazzo ci siamo resi conto che ci ha salvato la vita, perché quando il sole batteva tanto e non avevamo voglia di andare di andare a farci proprio il bagno, ci sparavamo un po' di questa e subito rinfrescava tantissimo. Poi 2,23 euro non è una spesa cara, e comunque ci è servita, ce n'è ancora, ma ne abbiamo consumata veramente tanta in pochi giorni. Infine, Carrefour, ho fatto qualche acquisto in più, anche se non ho speso molto in proporzione. Innanzitutto ho comprato questi 120 dischetti struccanti, perché non perché a casa non ne avessi, ma perché li ho pagati 80 centesimi. So benissimo che c'è anche il Carrefour qui in Piemonte, anzi io ce l'ho non distante da casa, ma non sono solita andare al Carrefour perché ho più a comodo l'Ipercop, e quindi io vado sempre a far spesa all'Ipercop, e all'Ipercop i dischetti mi costano un pochino di più, e di conseguenza ho detto proviamo questi della Carrefour, che comunque vanno benissimo perché servono per struccare e non ho bisogno di chissà quali dischetti qualitativamente esagerati, e quindi non è stata una spesa, è stata una spesa modica. Un altro prodotto che ho acquistato, e questo non era assolutamente previsto come acquisto, ma era molto, sono entusiasta di questo prodotto, è questo, che è uno shampoo sempre per capelli grassi, anzi capelli normali che si ingrassano facilmente, perché comunque è un po' il caso dei miei capelli, è bio, è all'estratto di tè verde 100% origine naturale, ed è senza siliconi, senza parabeni e senza coloranti, è di questa marca che si chiama Timotei o Timotei, non lo so, Pure. Ed è uno shampoo che mi ha veramente incuriosito. È uno shampoo da 300 ml, quindi vedete veramente una quantità grande per essere uno shampoo, e l'ho pagato 2,52 euro, quindi anzi meno magari degli altri che sono da 250 ml, e quindi assolutamente non vedo l'ora di provarlo. Infine, gli ultimi acquisti sono stati questi due, che la marca di questi due sono due bagnischiuma, e la marca è la Mont Savon. Sono due novità. Li ho presi questi perché ho guardato l'INCI e ho visto che è comunque un buon INCI. Non hanno ingredienti rossi, almeno a un'occhiata veloce non li ho trovati, poi io non sono così esperta. Comunque qui sottolinea il fatto che siano senza parabeni, senza coloranti, senza petrolati, è volato. Poi avevano anche due profumazioni, ce n'erano tanti, c'erano tipo 8 o 9. Avessi dovuto scegliere, veramente li avrei proprio presi tutti. Però ho detto, cosa me ne faccio di una decina di bagnoschiuma, tolto il fatto che ne ho già tantissimi ancora a casa, perché quando trovo dei prodotti che mi incuriosiscono li compro e poi li ammasso nell'armadietto. Solo che tra comprarli e consumarli faccio più veloce a comprarli, consumarli ci metto un po' di più. E questi costavano 1,98 euro l'uno, e sono per 250 ml di prodotto. In realtà c'era lì di fianco, è stata una cosa carinissima, di fianco c'era lo stand di questi vari bagnischiuma, e poi c'era un blocchetto di fogliettini che praticamente diceva che davano uno sconto immediato di 60 centesimi su questi due bagnischiuma. Quindi in sostanza li ho pagati 1,38 euro l'uno.
e non è nulla di caro, soprattutto perché hanno veramente un inci molto buono. E i due gusti che ho preso sono stato questa, che è al latte, orchidea e mirtillo. Non li ho aperti perché ovviamente ne ho veramente da consumare tantissimi e non voglio aprirli prima del tempo, però veramente vorrei perché penso abbia un profumo stupendo. E questo invece è latte, frutto della passione e lampone. E anche in questo caso mi incuriosiscono molto. Se tornassi indietro probabilmente ne prenderei altri due o tre perché c'erano veramente tantissime, tantissime profumazioni, una più invogliante dell'altra. Bene ragazze, spero di non avervi annoiato perché quando parlo degli acquisti io parlo, 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 parlo e non smetto mai. Spero che appunto questi acquisti vi abbiano incuriosito. Se per caso andate in Francia, io poi man mano vi farò sapere come li ho trovati. Comunque, se per caso andate in Francia, andate a cercarli questi prodotti, perché comunque secondo me ne vale veramente la pena, soprattutto perché nessun prodotto è costato più di 3 euro, tranne forse il latte struccante. Sì, che è costato 3,32 euro. Per il resto però non sono costati, vabbè, esclusa la crema, ma ovviamente, esclusa la BB cream. Spero che questo video vi possa far piacere. Vi ringrazio per aver visto questo video. Vi lascio qui e qui due video, due degli ultimi video, nel caso non li aveste ancora visti. Vi mando un bacione grandissimo, alla prossima e ciao!